Poracci, eccoci ai risultati del quizzettone. Multilazar è stato il più veloce di tutti, ma mi avete fatto morire perché a quanto pare Killer Instinct è uno dei nomi più difficili in assoluto da scrivere e ho visto almeno 10 varianti diverse del capolavoro Rare. La coppa del poro va invece a Lolen Ape, che con Tekken ha inventato il titolo del gioco definitivo, che spero prima o poi qualcuno metta in produzione. Ma basta con le speranze, qui bisogna dare solo risposte sbagliate. Di che gioco si tratta? Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi anche dopo la morte di Mario. Lunedì di festa, ma puntata ricchissima. Ci sono notizie per tutti i gusti, tra ritorni di vecchie glorie del passato, approdi su console portatili e tonnellate di leak, ma non solo. Però prima parliamoci chiaramente, YouTube Italia non si conquisterà con solo 20.000 poracci. Quindi lasciate un like e iscrivetevi al canale attivando la campanella delle porotifiche per essere sicuri di ricevere la notifica quando l'impero di Google cadrà ai nostri piedi. In descrizione trovate il link al Poreon, il Patreon dei Poracci, nel caso voleste finanziare direttamente la realizzazione di questi video. Iniziamo! Partiamo con qualche notizia al volo e, siccome domani sarà la festa dei morti, quale occasione migliore per festeggiare, per la seconda volta in un anno, la morte di Mario? A lasciarci le penne questa volta è il carissimo Dottor Mario, protagonista di uno dei giochi Nintendo per mobile di peggior successo. L'azienda di Kyoto, come annunciato già diversi mesi fa, ha definitivamente abbandonato il supporto a Dottor Mario World, cessando l'operatività dei suoi server il 31 ottobre 2021. Già da fine luglio non si potevano più acquistare diamanti, la valuta in game, e da oggi sarà impossibile avviare un qualsiasi tipo di partita. Diciamo che questo è il rischio dei free to play online. Sono scommesse a basso rischio, ma proprio per questo sacrificabili a cuor leggero. C'era qualche giocatore attivo tra di voi? E a proposito di lutti in casa Nintendo, non è che questo sia proprio uno dei periodi più allegri. La grande N ha appena raggiunto un altro record in negativo. Il trailer di presentazione del pacchetto aggiuntivo del Nintendo Switch Online è in breve tempo diventato il video dell'account YouTube con più dislike in assoluto. Precedentemente il record era tenuto con fierezza da Metroid Prime Federation Force, uno dei giochi più odiati in assoluto dalla fanbase di Metroid. Chissà se questa ricezione estremamente negativa spingerà Nintendo a correre ai ripari nel breve termine, magari migliorando la qualità dell'emulazione e rimpolpando con rapidità il catalogo. Secondo voi? Però dai, mettiamoci anche una bella notizia a chiusura di questa sezione iniziale. Probabilmente per un errore di Nintendo è stata leakata la nuova data di Advance Wars Reboot Camp 1+2. Previsto inizialmente per dicembre, il gioco è stato recentemente rimandato alla primavera del 2022 per dare più tempo agli sviluppatori, il team di WayForward, di presentare un prodotto quanto più rifinito possibile. Se si accede alla pagina eShop del gioco da Switch, è infatti possibile notare che l'uscita del reboot sia prevista per l'8 aprile, che cadrà di venerdì. Meglio tardi che mai, no? Ma passiamo alle notizie del giorno. Uno degli aspetti più interessanti dell'arrivo del Nintendo 64 all'interno del Nintendo Switch Online è che con la futura inclusione di Banjo-Kazooie si sono aperte le porte al ritorno di tanti capolavori del passato targati Rare. E ora si è iniziato a parlare tanto di 007 GoldenEye, titolo che fino a meno di un anno fa sembrava perso per sempre a causa di problemi di licenza tra Nintendo, Microsoft e MGM. Soprattutto di Rare potrebbe però fare molto presto il suo ritorno. In Germania infatti esiste una lista di titoli proibiti alla vendita, siano essi film, giochi, lavori stampati o registrazioni audio, poiché considerati dannosi per le giovani persone. 007 GoldenEye era inserito proprio all'interno di questo elenco, ma come riporta il sito Sgnitbericht, è stato rimosso dopo la richiesta attiva di un ente non meglio specificato. Il ban sarebbe comunque decaduto dopo 25 anni dalla sua pubblicazione originale, ma il fatto che qualcuno si sia impegnato attivamente per togliere la censura di GoldenEye sul suolo tedesco potrebbe indicare che ci siano piani concreti per riportarlo al più presto su Nintendo Switch. Infatti bisogna ricordare che Nintendo eShop è registrato come basato in Germania, quindi tutti i prodotti digitali inclusi nel suo catalogo non devono violare le leggi tedesche per poter essere messi in vendita. Un problema simile lo abbiamo visto proprio qualche settimana fa con il porting di Dying Light,
la cui versione europea non poteva comparire su eShop perché il titolo risultava catalogato all'interno della lista dei media dannosi per i giovani. Nel caso ci fosse veramente l'interesse di Nintendo, o magari di Microsoft, a distribuire nuovamente GoldenEye, superati tutti i problemi di licenza, si aprono le porte a due scenari possibili. Da una parte, l'inclusione della ROM Nintendo 64 all'interno del catalogo del pacchetto aggiuntivo. Dall'altra, la pubblicazione della remaster pensata per Xbox 360, di cui recentemente abbiamo scoperto l'esistenza. Prevista inizialmente per il 2009 su console Microsoft, questa riedizione non vide mai la luce, nonostante da quanto emerso gli scorsi mesi i lavori fossero giunti al loro termine. 007 potrebbe essere uno dei 38 titoli apparsi nel data mining del pacchetto aggiuntivo? Vi piacerebbe provare questo capolavoro del passato, magari col supporto al gioco online? Se mi seguite da un po' saprete quanto sono affascinato dal progetto Steam Deck. La proposta di Valve ha tutte le carte in regola per standardizzare un settore dalle enormi potenzialità, quello dei PC tascabili. E vi sfido, anche se siete dei console gamer accaniti, a non emozionarvi di fronte a un'immagine del genere. Ops, scusate, foto sbagliata. Siamo ancora lontani dalla possibilità di acquistare una Steam Deck, ma i primi prototipi sono già stati inviati agli sviluppatori con l'intenzione di ottimizzare quanto più possibile la libreria di Steam per la nuova piattaforma portatile e le sue caratteristiche hardware. Vedere però questo post di Shuhei Yoshida fa veramente effetto. L'ex presidente dei Worldwide Studios di Sony Interactive Entertainment e attuale capo della divisione indie di PlayStation ha mostrato Horizon Zero Dawn in azione su Steam Deck. La decisione di Sony di affiancare l'ecosistema PlayStation a quello PC è già epocale di per sé, ma vedere girare nativamente un'esclusiva PlayStation su console portatile è un vero e proprio tuffo al cuore. Un po' sì, perché sono nostalgico e non posso non pensare al periodo d'oro della PSP e all'incredibile occasione mancata che è stata la PlayStation Vita, ma anche e soprattutto perché foto del genere devono far riflettere su che razza di offerta ludica porterà avanti Valve con la sua nuova piattaforma. Salvo imprevisti e ritardi, nel 2022 potremmo giocare a God of War in portabilità, su hardware reale e non in cloud, ma anche a Death Stranding, Uncharted 4, Horizon Zero Dawn e chissà quanti altri. Selezione a cui si aggiungerà il già folto catalogo di Steam per un'esperienza ludica vasta e senza compromessi tecnici. Steam Deck probabilmente non sarà un rivale diretto di Switch, ma siamo sicuri che non abbia le carte in regola per rivolgersi al solo pubblico degli entusiasti del PC gaming? E per chiudere torniamo a parlare di Multiversus, il clone di Smash pubblicato da Warner Bros., che a questo punto è il segreto peggio tenuto del 2021. Continuano infatti ad affiorare nuovi dettagli, foto e informazioni sul roster, prima ancora che il gioco venga annunciato ufficialmente dal publisher, e la situazione si fa sempre più interessante. Ancora una volta non posso mostrarvi nulla, perché Warner Bros. Sembra parecchio determinata nel tirare giù qualsiasi contenuto social che mostri materiale relativo a Multiversus, quindi dovrete accontentarvi della mia narrazione mentre sotto gireranno immagini a caso di un gioco random, così proprio un titolo qualunque. Gli ultimi leak apparsi su Reset Era riportano diverse pagine di documentazioni relative al titolo. Togliamo così subito gli ultimi dubbi a riguardo della produzione e confermiamo che si tratterà di un clone di Smash al 100%. Un picchiaduro a piattaforme basato su un sistema di knockback e percentuali di danno. Non esiste un roster definitivo, visto che i differenti playtest da cui stanno emergendo queste informazioni hanno tutti dei roster parziali, ma ai personaggi già noti si aggiungono anche Garnet da Steven Universe e Arya da Game of Thrones. Inoltre ci saranno dei costumi alternativi che modificheranno i personaggi originali, come Pickle Rick, Gentleman Shaggy e Tom and Jerry in versione pirata. A quanto pare Finn di Adventure Time avrà un playstyle simile a quello di Steve in Smash, dove dovrà recuperare risorse tramite la Coin Battle, mentre Tom and Jerry saranno una sorta di Rosalinda e Sfavillotto. Rick invece avrà un gameplay basato sui proiettili e la sua pistola sarà in grado di creare dei portali attraversabili solo dagli alleati e non dai nemici. Per ora non sembra esserci alcun riferimento a Morty nel suo moveset, così come Bugs Bunny pare non avere mosse che richiamino Big Changas.
E queste sono solo alcune delle info che continuano a trapelare giorno dopo giorno. Credo che Multiversus abbia un grande potenziale e apprezzo tantissimo la scelta di aver abbracciato la scelta del fanservice puro, sfociando molto spesso nel territorio dei meme. Ma come sappiamo, per fare un buon clone di Smash non basta solo l'idea vincente. Bisogna riuscire a confezionare un gameplay altrettanto semplice e immediato, ma allo stesso tempo preciso, complesso e profondo. Secondo voi, Multiversus ha la stoffa per diventare il nuovo Smash dopo la fine di Ultimate? E questo poracci era tutto per oggi. Vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per discutere assieme delle notizie del giorno. Noi ci vediamo domani per un nuovo video. Voi mi raccomando, fate i bravi, riposatevi e nerdate duro. Io sono il Porodec, Michele Sus. Ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Fare nulla!